fila di un progetto per lavori di pubblica utilità. Quindi ha ottenuto dalla Regione come capofila di una cordata che comprende il Comune di Rosignano, di Colle Salvetti e oltre alla società del Comune Casalpo e il Consorzio di Bonifica, ha attivato un progetto per creare 66 posti di lavori di pubblica utilità. Sono 66 lavoratori che verranno avviati attraverso gli uffici per l'impiego. Il problema che oggi sono venuta a rappresentare anche ai nostri consiglieri regionali è che nel 2015 è intervenuta una normativa di riforma del lavoro, in particolar modo il decreto legislativo 150 del 2015, che individua dei criteri innovativi rispetto al regolamento regionale di individuazione degli inoccupati e dei disoccupati. Quindi le liste ad oggi tenute dagli uffici per l'impiego, che oggi svolgono una funzione per conto della Regione, hanno le liste tenute dagli uffici sono valide solo fino al 1° gennaio. Di quest'anno. Quindi avevo visto che c'era stato un disegno di legge della Giunta regionale per regolare la fase transitoria, però ecco, a seguito di rilievi dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale, questo disegno di legge è stato ritirato. Quindi è importante trovare una soluzione in tempi rapidi per colmare questo vuoto legislativo, questo vuoto normativo che si è venuto a creare e per non causare una situazione di stallo degli uffici per l'impiego, perché è fondamentale il ruolo degli uffici per l'impiego per, non solo per questo progetto che noi stiamo avviando, ma per tutte le misure di aiuto e di incentivo all'occupazione. Quindi, il problema è che queste 66 persone non possono aspettare. È necessario quindi un impegno a livello nazionale, oltre che regionale, affinché ci sia un'armonizzazione delle leggi per quanto riguarda i criteri di definizione degli inoccupati e dei disoccupati, in modo che questo progetto possa prendere avvio. Attualmente 66 persone possono avere un reddito e un lavoro, e a causa di quelle che per il cittadino sono lungaggini burocratiche e legislative, attualmente non lo possono avere. Quindi questo è un problema che va risolto e ce ne facciamo carico come Movimento 5 Stelle, come Comune di Livorno e anche i nostri parlamentari.